Buongiorno ragazzi, sono Cross e questo è YouTubers Life, un altro simulatore di YouTuber. Se il tuo sogno è quello di fare lo YouTuber, se vuoi diventare famoso, ricco, popolare, un piccolo PewDiePie, questo è il giochetto che fa per te. E sì, forse, più o meno. E in questa avventura molto interessante che sto per intraprendere, il mio nome sarà Gian Giusto. Perché nulla può essere sbagliato con Gian Giusto. E il nome del canale sarà... molto originale. Gian Giusto Exclusive TV. Gian Giusto Exclusive TV. Buongiorno aspirante YouTuber. Questo è Gian Giusto e questa è la sua storia. Ha iniziato a fare YouTube fin dalla tenera età, quando abitava con sua mamma in questo piccolo appartamentino in mezzo agli stendini. Ha iniziato a fare YouTube con Lord Battle for qualcosa. Ottiene iscritti a GoGo. E non deve fare tanto altro, anzi, dove cavolo stai andando, Gian Giusto? Vieni qua che ti sto presentando al pubblico. Mannaggia a te. È andato a studiare, perché deve anche studiare Gian Giusto, deve fare anche altro oltre a YouTube. A differenza di molti altri YouTuber che si fanno solo gli affari loro. Porca troia, Gian Giusto, 162 iscritti con due video. Mannaggia, Gian Giusto, sei proprio bravo. Vediamo un po' il calendario di Gian Giusto. Il 31 del mese Gian Giusto avrà un esame. Preparato per l'esame da schifo. Basta chattare con Javier perché Javier non ci fa guadagnare soldi. A noi interessano i soldi, Gian Giusto, i soldi. Un altro video di gameplay perché sta andando bene il primo. Allora, adesso mi sono fatto furbo. Ho imparato finalmente come Gian Giusto deve fare a fare i video per farli belli, a differenza di me. E quindi usa il microfono unidirezionale, una telecamera a risoluzione bassa, un computer a 800 MHz di potenza, che è una carreta praticamente, il mio computer del 97 funzionava allo stesso modo. Quindi Gian Giusto si mette al lavoro, fa una battutina sconcia qua e là, ecco infatti un'espressione felice, bravo Gian Giusto, sei felice con questa espressione, bravo. Un commento triste, stile PewDiePie. E abbiamo finito le carte, quindi abbiamo Gian Giusto che sta giocando qui. È molto bello vederlo giocare. Molto bello. Quindi facciamo un po' il video, cerchiamo di metterlo insieme. O ci pigna, non combacia così, almeno dai, combaciano due. Ho visto che ci sono queste cose che devono combaciare. Molto interessante come concetto. Aggiungiamo il titolo, un po' di colori, un po' di... Ci mette 7 ore e mezza a fare il render e 8 ore a caricare. Adesso già giusto ci siamo. Stiamo diventando più italiani. Livello 2, cosa ho sbloccato? Posso fare marketing attraverso gli amici. Se li avessi gli amici, purtroppo. Adesso la mamma viene a cazziarmi di nuovo? Vai a studiare, porca troia, Gian Giusto, che arriva l'esame tra un po' e tu sei ancora qua, brutta capra. Ciao, Gian Giusto, ho sentito che sei bravo a fare video. Potresti farmi un gameplay di League of Giants? Per il HAL PC? Guarda, solo perché sei tu, vado... No, cos'è? È arrivata una scatola. Wow, mi ha regalato un gioco addirittura! Subito facciamo il video di League of Giants. League of Giants. Inizia subito il video, Gian Giusto, non ci pensare. Perché prima inizi, prima finisci, così diceva mia nonna. League of Giants gameplay. Sì, League of Giants è il titolo che fa per noi. Perché adesso, guardate, guardate, guarda come spara bene. Inizia... Beh, l'introduzione col logo è il minimo che si può fare per iniziare un video bene, giusto? Dopodiché facciamo un commento poco simpatico, perché Gian Giusto non è molto bravo con le parole. E infine, il video è finito, quindi non è che c'è più di tanto da fare. Processiamolo.
Oh, League of Giants. Dai che Giangiusto sta salendo di livello. È un mostro Giangiusto. Posso andare a una convention. Sono una nullità, ma posso andare a una convention. Ho un nuovo obiettivo. Devo andare alla convention. Devo fare 100 dollari entro il tempo della convention. Quindi andiamo a lavorare. Vado a lavare a aiutare la nonna. Oppure a lavare le macchine. Se aiuto la nonna per 2 ore prendo 10 dollari. Perché la nonna è tirchia. Perché se lavo 4 ore invece le macchine faccio 20 dollari. Ma alla fine è lo stesso. Quindi mi prenderò cura del mio orto. Alla foccia vostra. Vai Giangiusto, tira fuori il joystick e facci divertire. Inizia col logo, bravo. Poi un commento patetico. A metà ci sta sempre il commento patetico, perché ormai non si aspetta più l'ascoltatore di vederlo. E poi l'espressione felice alla fine, così gli lasci un gusto dolce in bocca. Perché sennò il povero ascoltatore dice: ma che cazzo ho appena guardato. Ciao Giangiusto, volevo invitarti a vedere il film. Certo, andiamo a vedere il film, bello. Come ti vesterai, Giangiusto, per andare a vedere il film? Devi andare a vedere il film col tuo amico, quindi magari ci sarà un po' freddo. Ciao, fatemi le foto, dai. Sì. Oh. Ma ti togli? C'ero io prima. Vieni fuori da là che tanto nessuno ti conosce. Grazie, grazie mille. Troviamo una sedia qua in mezzo. Oh, siamo al cinema, che bello. Sto guardando tutto il film, mamma. Sto guardando tutto il film. È bellissimo. Devo andare a dormire. Giangiusto, vai a scuola, per favore. Non mi ho studiato mica per un cazzo. Oh, meno male, dai, vai, 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 Giangiusto, vai a scuola, facci vedere quello che sai, quello che hai imparato in tutto questo tempo. B+, bravo cucciolo, B+, è buono B+, almeno, non so, è buono. B+, cosa dice la mamma? Dai, ecco la mamma. Oh, finalmente, fantastico, tieni, 50 dollari, continua a studiare. Grazie mamma, grazie. E direi che così si concludono con i 6.000 iscritti, 6.101 iscritti. E con questi 6.000 iscritti si concludono le avventure di Giangiusto per questo primo episodio di YouTube Life. Perché giustamente bisogna fare un simulatore, un quarto simulatore di YouTube, siccome non bastano gli altri tre. Che tra l'altro alcuni fanno anche pena, ma questa è un'altra storia. E io vi saluto, sono Cross, passate una bellissima giornata. Passo e chiudo. Ciao!